Facciamo tre respiri profondi, inalando dal naso ed espirando dalla bocca. Rilassiamo il corpo fisico, iniziando dai piedi, eliminiamo le tensioni, gli eccessi energetici, le vibrazioni dissonanti. Rilassiamo i piedi, le gambe, le ginocchia, le cosce, le anche, l'addome. La gabbia toracica. Dilatiamo i polmoni e il plesso solare. Dilatiamo energeticamente il plesso cardiaco, inspirando ed espirando. Rilassiamo le braccia. La schiena, la spina dorsale, le spalle, il collo, la testa, i due emisferi cerebrali. Immaginiamo di creare un ponte di unione tra i due emisferi, un piccolo arco di luce. Rilassiamo il volto, la gola, gli occhi e la zona in mezzo agli occhi. Rilassiamo l'attenzione al centro del cuore. Portiamo la mano destra sul cuore. Inspirando. Inspiriamo energia e luce, espirando, espiriamo una nuvola nera di pesantezza, di tristezza, di dolore, di costrizione, di contrazione, di limitazione, di coercizione. Abbiamo liberato tutta la zona cardiaca. Nel centro del cuore immaginiamo un puntino luminoso. Potrebbe essere la fiamma di una candela. E lo portiamo all'altezza del terzo occhio, del chakra posto fra le sopracciglia. Osserviamo questa luce che si espande e che illumina tutto il nostro corpo e tutto ciò che è intorno ad esso. Espande sempre di più, comprende il quartiere, la città, comprende l'Italia, l'Europa, la Terra, il sistema solare. Innestiamo uno scambio energetico con il nostro sole, il nostro sole interno e l'astro esterno. Espirando, inspiriamo profondamente ed espirando ripetiamo sottovoce la sillaba Ra. Ra. Ora immaginiamo che la nostra realtà fisica, oggettiva, sia posta virtualmente su un pentagramma. E noi siamo una nota su questo pentagramma.
Se io sposto la nota da una riga all'altra, la mia realtà cambia. Come su un pentagramma, io posso spostare la mia consapevolezza in varie dimensioni. Le righe del pentagramma sono le dimensioni, ma non sono solo cinque, sono infinite possibilità. Sta a me la scelta. Un atto di volontà, di apertura, verso un'eventuale comprensione oggettiva, reale, nella mia vita personale, di sperimentare questi spostamenti. Viviamo in un momento, potremmo dire, turbolento politicamente. Mi sposto nella mia realtà in cui questa problematica è inesistente. Nella mia realtà c'è sempre una soluzione a tutto. Nella mia realtà non ci sono limiti. Nella mia realtà sono re o regina, sono arbitro. Posso decidere in ogni istante del qui ed ora in quale situazione mi trovo. Ognuno di noi crea la propria realtà. Resta solo un atto di volontà nel crearla al meglio. Domanda: ma io sono già al meglio della mia realtà, più di questo non potrei in questo momento. Vero? Ma posso spostare l'argine, posso spostare il limite, posso spostare l'orizzonte. Ed è all'orizzonte che devo guardare, non la punta dei miei piedi. Non devo mai perdere di vista l'orizzonte, perché nella linea dell'orizzonte ci sono ancora infinite possibilità. Nella linea d'orizzonte posso modificare il passato e il futuro, nel qui ed ora, unico punto certo. L'importante è che io prenda coscienza che ho un sé superiore che decide per me, non altri, nessuno dall'esterno. Con questa presa di coscienza, con questo atto di volontà, mi assumo la responsabilità di me stesso, mi assumo l'onere e la responsabilità di essere un Dio, il Dio di me stesso, senza limiti, senza opposizioni, senza distonie, senza paure, senza ottusità, senza cecità, nella luce, per la luce, con la luce. Da questo punto di centralità in me stesso, posso condividere le realtà altrui, che non sono diverse dalla mia, non sono mai in collisione, sono libere come me e pertanto cooperative, costruttive, interagiscono verso un obiettivo comune del famoso orizzonte. Manteniamo la consapevolezza e l'attenzione sull'infinita meravigliosa opportunità che questa condizione ci può donare. Osserviamo cadere vecchi schemi perché non sono più utili. Ce ne saranno di nuovi, migliori, perché la vita infieri continuamente.
Non c'è mai un vuoto di laboratorio, c'è sempre un pieno di tutto. C'è energia elettrodebole per tutti, c'è potenziale per tutti, c'è abbondanza per tutti. Basta volerla cogliere, fare un atto di volontà, di consapevolezza. Affermo ora, do a me stesso l'opportunità di sperimentare tutto questo e di incarnarlo. Dono a me stesso l'opportunità di essere operativo per me e per gli altri, per tutto, per tutti i multiversi. Con la consapevolezza che se in un piccolo punto una particella come me sposta il proprio orizzonte con un atto di volontà, necessariamente tutto il cosmo ne è coinvolto, tutto l'universo, tutti i multiversi, perché siamo tutti interamente connessi, sempre. Alla luce di questo accolgo anche le opportunità che gli altri mi offrono durante la loro sperimentazione. Riporto lentamente l'attenzione sul respiro. Nel mio corpo fisico, nella mia attuale realtà. Con calma, lentamente, quando siamo pronti, possiamo aprire gli occhi. Guardiamo le mani. L'atto di guardarsi le mani ci riconduce alla realtà materiale, al corpo.